quando il mondo occidentale non solo non avrà riconosciuto che il colonialismo è la madre dei crimini che si sono succeduti, che la falsa coscienza di dire, di fare le dichiarazioni dei diritti universali dell'uomo e poi di non praticarli, di svuotarli completamente, se l'Europa con la sua storia devastante di crimini alle spalle ancora permette che partiti xenofobi e razzisti di fronte all'immigrazione di esseri umani che vengono da guerre, da tragedie, invece di rispondere con l'accoglienza, con la democrazia, con la dignità dell'uomo, risponde con respingimenti, con politiche discriminatorie, con politiche che ancora sono solamente fondate sull'idea di problema, cioè l'immigrazione è un problema subito. La prima cosa è l'ondata di migranti, come se fossero le orde barbare. Non esseri umani che vengono con i loro dolori, con i loro problemi, con il loro sguardo che assomiglia così tanto a quello degli italiani, per esempio, che andavano a emigrare, che assomigliano, sono identici a quelli degli ebrei che cercavano un rifugio per non essere annientati. Cosa fece l'Europa vigliacca allora? Cosa ha fatto l'Europa vigliacca per impedire il macello della ex Jugoslavia? Niente. Si è occupata dei propri affari. Sono sempre i soliti che fanno. I volontari, gli uomini di buona volontà, quelli che rischiano le loro vite per salvare gli altri. Ma l'Europa, in quanto Europa comunitaria, non ha saputo fare niente per questa cosa che avveniva nel cuore dell'Europa. Ma il cuore dell'Europa ha le responsabilità in tutto il mondo ex coloniale. Allora ecco che noi possiamo istituire mille giornate. Ma se la prassi non è quella che inaugura il nuovo orizzonte, ci vuole una nuova visione, una nuova Weltanschauung, cioè bisogna imboccare la via della giustizia che porta la verità accessibile agli uomini e che porta la pace. Le, vedete, è molto comodo fermare alla dimensione celebrativa. Io vengo in un posto, mi lustro il garofano, mi rifaccio la verginità, racconta dicendo delle belle parole nella circostanza solenne. Magari noi viene qualcuno di questo tipo di persone anche in una giornata come questa, racconta delle bellissime storie. La mia domanda è: che cosa accade nei campi di pomodori del sud Italia ai lavoratori africani? Che vengono abbandonati morti sulle strade, che lavorano come schiavi. Per cui dico schiavi, guardate, non uso la parola con enfasi retorica. Letteralmente schiavi. Questo era il nostro civile paese, nella civile Italia, nella civile Europa. Adesso francesi e italiani stanno ex colonialisti, responsabili, con responsabilità devastanti proprio, responsabilità, scusate. Con responsabilità devastanti, cosa fanno? Stanno a gareggiare su chi deve fare quello, chi deve fare quell'altro. Vedete, ancora gli interessi, le guerre per il petrolio, il gioco è ancora quello. Il gioco è ancora quello. E quello che io dico, siccome oggi i poli dello sviluppo si stanno spostando, oggi la Cina nel giro di 15 anni sarà la prima potenza economica mondiale, forse prima, e poi verrà l'India, e poi verrà il Brasile, e un giorno verrà l'Africa, perché verrà l'Africa. I cinesi l'hanno capito e si stanno facendo i loro affari nel frattempo. Ecco, l'Europa invece di muovere la propria eredità dicendo noi siamo stati il continente dei peggiori stermini, allora perché non diventare il continente di pace? Perché non diventare il primo continente disarmato? Perché non diventare il continente dell'accoglienza? Di quello che si caratterizza nel suo ruolo nell'equilibrio mondiale per promuovere il nuovo orizzonte. No, i piccoli interessi, le piccole patrie, abbiamo partiti xenofobi nei governi. Allora io dico questo e lo dico in un'occasione
così importante anche per me, perché che cosa mi sarebbe servito venire da una gente che ha subito uno sterminio se io non sento come mio anche lo sterminio commesso contro altri? A che cosa mi servirebbe? Il rivoluzionario Ernesto Che Guevara diceva: sentire ogni violenza commessa da chiunque contro chiunque come se fosse commessa contro di noi in questo preciso momento. Se noi non arriveremo alla cultura in cui sentiremo nelle nostre vene, nella nostra pelle, nelle nostre carni le violenze commesse contro chiunque, da chiunque sia, se non usciremo quando parleremo di eventi come il genocidio del Ruanda dalla logica della fazione, dalla logica dell'interesse, dalla logica della falsa coscienza, noi assisteremo ad altri stermini di questo genere. Credevamo di esserne usciti per sempre dopo, quando si seppero le proporzioni della Shoah, e poi abbiamo imparato dei crimini di Stalin quando li denunciò Khrushchev. Pensavamo che sarebbe finito, l'orrore ci avrebbe dato lezioni, e poi abbiamo scoperto quello della Cambogia, e poi è arrivato Ruanda e la ex Jugoslavia. Allora che razza di umanità siamo noi? Non sappiamo neanche imparare da noi stessi. Perché tutto questo? C'è una sola risposta, la data il grande scrittore Primo Levi, che è sopravvissuto al lager di Auschwitz. Se vogliamo che non si ripetano i genocidi, dobbiamo combattere con tutte le nostre forze contro la logica del privilegio. È la logica del privilegio il ventre gravido dei genocidi, degli stermini, delle crisi economiche. Fino a quando ci saranno uomini su questa terra, è una cultura diffusa, ancora molto diffusa, che ci sono uomini che si ritengono più uomini di altri, che si ritengono di avere più diritti di altri, e quando un uomo ritiene di avere più diritto di un altro, non è più un diritto, diventa privilegio. Non basta affermare formalmente con delle bellissime carte come la Carta dei diritti universali dell'uomo, la Costituzione dell'Italia, altre costituzioni, i diritti dell'uomo. Non dimentichiamocelo, l'esempio della Francia è paradigmatico, affermarono in modo straordinario, no? Le droits de l'homme, una cosa, ancora rileggendo quelle carte si rimane sconvolti riguardo ai diritti della donna, non più avanti di noi come concezione filosofica, ma neanche poco più di 100 anni dopo sarebbe accaduto il caso Dreyfus, nella patria dei diritti dell'uomo. Allora ecco che tutto l'apparato formale non ci deve abbagliare, abbacinare come lo specchietto della cipigiana, come si dice in terra. Dice: oh, ma noi siamo civili, ma noi viviamo nella società dei diritti. Non è vero. Noi viviamo nella società dei privilegi. Certo, abbiamo fatto dei passi in avanti, ma sono solo dei vagiti, sono solo dei passi formali. C'è un lavoro enorme da fare, non possiamo sederci sull'idea che tanto adesso noi abbiamo diritti. C'è un cammino lunghissimo da compiere. Lo vediamo proprio in questi giorni. Com'è possibile che 200 disgraziati annegino in un braccio di mare oggi? Con tutta la tecnologia, con tutto quello che abbiamo a disposizione, ti vengono dei pesanti sospetti. Come fu possibile lasciare accadere ciò che accade in Ruanda senza che la comunità internazionale si muovesse? Perché non volle muoversi. Non pensate che fu un errore. Fu disprezzo, fu indifferenza, uno degli altri grandi crimini dell'umanità. L'indifferenza, perché anche girare la testa dall'altra parte è un crimine. Perché non conviene, perché occuparsi dei dolori del tuo prossimo è una cosa che ti mette in gioco, ti rimette in questione, ed è questo che devi fare, non il fine settimana, non a una manifestazione,
ma lo devi fare ogni istante della tua vita, lo devi fare nel piccolo e nel grande. Non si volle farlo, perché lo si considerò lontano. Io ricordo l'immagine che ha descritto Françoise, quei cadaveri che galleggiavano sui fiumi, me lo ricordo come fosse oggi. Ma dentro il sistema mediatico sembra una cosa indifferente, perché tanto viene subito sopraffatto, metti, passano fiumi di cadaveri, 5 minuti dopo c'è la pubblicità di un cosmetico. E la nostra indifferenza si scava, magari crediamo di essere coinvolti, ma ci dimentichiamo perché abbiamo una vita che oramai è l'apoteosi della banalità in Occidente. Allora ecco, è bene che noi ci concentriamo su quelli che sono i grandi temi. Se non si riconoscerà il quadro culturale, perché il problema è culturale, prevalentemente, eminentemente culturale, se non si inaugura la cultura dei diritti, non le dichiarazioni formali, la cultura quotidiana del diritto, se non si inaugura la visione di un'umanità che deve fondarsi sull'uguaglianza, guardate, non c'è democrazia dove non c'è uguaglianza, non c'è libertà dove non c'è uguaglianza. Sono uomini uguali, che non vuol dire che guadagnano lo stesso stipendio, intendetemi, ma che hanno pari dignità e diritto e pari accesso alla conoscenza. Solo fra questi si può parlare di democrazia e di libertà. Noi vediamo discriminazioni a ogni angolo di strada. Siamo riusciti perfino noi civilizzati, tanto arroganti che vogliamo dare sempre lezioni agli altri, siamo riusciti a discriminare persino i nostri figli, a distruggere l'alleanza fra le generazioni, figuriamoci, e arrogantemente andiamo a parlare di democrazia. Dobbiamo veramente fare un passo indietro, capire che c'è un atto di coraggio da compiere, dichiarare i fallimenti, riconoscere le responsabilità, riconoscere i crimini. È troppo comodo scaricare i crimini sui morti. No, allora, ah, c'è stato quel grande crimine, quell'altro crimine, certo, certo che c'è stato, lo sappiamo. Però dobbiamo andare fino in fondo mettendo in gioco noi stessi, mettendo in gioco noi stessi. Io lo vedo nel mio paese, l'Italia, vedo partire i treni per Auschwitz. Bene, dove sono i treni che partono per la Cirenaica, dove i fascisti italiani commisero un genocidio? Vedete come si sposta il piano dell'attenzione? Per non raccontarsi le verità più dure e più scomode. Mi dispiace, forse vi ho rovinato un po' il pomeriggio, ma io sono un teatrante, sapete. Mi hanno insegnato a dire la verità attraverso la finzione. Grazie.